Buongiorno, 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 buongiorno al nuovo giorno. Oggi è lunedì 16 dicembre. Da Barletta Nest vi auguriamo una gran bellissima giornata, una grande bellissima settimana. Vai! Sotto anche su il problema di studio state a tagliare una torna quando fa che sa guerra che succede sopra te creato che sotto tempo venuto quella droga è tenda schiavitù e mi prende van e mi prende stan tornato tutto quello che fa lì a cucchia senza essere separato poi la guerra è bella ma stai tutta sottata una smattina è tutta sottata così tornato ora guarda la mia fe un bambino, a Madonna e San Giuseppe ora lei, il lampadino, ora vende ma pacciato i balconi stanno tutti illuminati per anni a Barletta, un Natale bella sera buon Natale a te, buon Natale a te stornato tutto quello che fa l'ica cucchia senza essere separato una guerra è bella ma stai tutta sottata una bambina che ne fa un bambino non ancora c'è una idea non è bambina ma spaventa e anche te io ma sto guerra qualche cosa lo fa meglio o fate i miei figli di te le fate guerra ma c'è bello sto nato ma stai tutto quanto insieme ma mangi ma c'è quello buone carta graziano ora guerra quella cosa d'alci effetti pastare il sta sole caldo tutto verrà un momento ora quando ma sta bene buon Natale a te buon Natale a te sto Natale tutto quando ti fa lì che cucchia senza lì se separas ora quando è bella Yeah.
E allora buongiorno, buongiorno amici di Barletta Vest, ciao, buona giornata a tutti quanti voi amici, come va? Come va, come va? Tutto ok, tutto ok. Allora, io sono venuto da questa via per dirvi che purtroppo qua, se vedete qui ci sono le ambulanze, ma non dovete parcheggiare dove si dovrebbero mettere le ambulanze, perché ora non hanno più il parcheggio dell'ospedale vecchio, quello centrale della porta di una... E ieri mi diceva un amico del 118 che parcheggiavano da galera, praticamente da galera. Non è giusto, ragazzi. Il soccorso deve essere immediato, perché i secondi possono essere fatali per un'emergenza. Ragazzi, cerchiamo di capire dove parcheggiamo, per favore, perché ripeto, sono momenti che sono secondi che possono aiutare una vita. Perché l'emergenza, il 118 chi lo chiama, è che un infarto, si sente male, che abbiamo voluto, vedete, è quasi tutto a terra il vecchio ospedale vecchio, cioè il vecchio ospedale vecchio, cioè tutti quei posti auto che stavano con delle tipo box, l'hanno già tutti buttati giù, però alle spalle dove parcheggeranno le ambulanze, cercate di non parcheggiare, anche perché lì ci sono delle strisce che vi dicono che non potete parcheggiare, però il barlettano medio parcheggia sempre, e poi possono succedere quello che non vorrei tanto che succedesse, perché ripeto, prima di tutto poi prendete delle belle multe, perché ora mi hanno detto che i ragazzi del 118 comunicano direttamente ai vigili se tu mi impedisci di partire, quello è il minimo che possono fare, e ti fanno una bella multa. Però cercate di non parcheggiare da quelle parti, perché veramente è importante, è un'area adibita alle ambulanze del 118. Io spero che non succeda mai quello che ci stiamo parlando di questa cosa, no? E poi amici, io voglio veramente io sono fiero di quello di aiutare, per esempio quando si perdono le chiavi, io ringrazio chi me li manda e sono contento che la nostra pagina è utile, almeno è utile a far ritrovare mazzi di chiave, però a me mi dà fastidio quando qualcuno commenta, vabbè, lo scemo sta sempre, o lo fa anche goliardicamente, lo vuole scherzare, è tutto voi perdete. Allora, cioè, noi ragazzi diamo un servizio gratuito, io lo ripeterò sempre, questo è un servizio gratuito che diamo. Non vi abbiamo mai chiesto soldi, non abbiamo mai chiesto niente, ma non pensate che perché mettete il mi piace sulla pagina e potete fare ciò che volete, questo è poco ma sicuro. Vorrei dare le condoglianze a un nostro grande collaboratore, che è scomparsa la mamma di Bullo, di Bulmaro, un grande amico nostro, che quando sta a Barletta ci dà una grande mano per Barletta a Veste. Lui sta in Spagna, è venuto per vedere la mamma, ma la mamma è deceduta, è una cosa brutta, perché perdere la mamma è la cosa più brutta che possa esistere. Noi di Barletta a Veste ti abbracciamo, ti facciamo, l'abbiamo fatto già dal vivo, ma lo rifacciamo per rispetto e per stima che abbiamo nei tuoi confronti, Bullo.
buonanotte a tutti, diceva lui, no, buongiorno a tutti, buona giornata a tutti, buon inizio di settimana. Questa è una settimana un po' particolare perché ci aggiungiamo verso il Santo Natale, siamo più buoni. Buona giornata a tutti, ragazzi. Barlit e Avest. Un saluto a tutti.